Gentili telespettatori, buona giornata. Il ministro Nordio interviene sul processo Open Arms Salvini. E ormai abbiamo capito tutti come funziona in Italia, quello che succede in Italia. Ricordiamoci che viene beccato Palamara con le mani nella marmellata mentre complotta con altri magistrati dicendo che bisognava attaccare Salvini perché era una M. Ecco, stava facendo il suo lavoro e anche bene, ma bisognava attaccarlo perché è una M. Quindi una parte della magistratura complottava contro gli organi democraticamente eletti dello Stato centrale italiano. Roba da arresto immediato e processo per direttissima per cospirazione ed eversione, chiaramente. E voi direte: perché non è successo così? Ma quando? Palamara ha scritto un libro poi con Sallusti, e poi ha tentato anche di entrare in politica. Eh sì, siccome? È certo, in Italia funziona così. Altro che eversione, scrivi un libro poi e spieghi come si fa, come si fa l'eversione. Allora, Carlo Nordio dice: sul processo a Salvini c'è un'anomalia. Un'anomalia? E beh, c'è un'anomalia grossa come la luna. Allora, dice così: a fronte di tre casi identici, in uno c'è stata autorizzazione a procedere, in un altro c'è stata l'autorizzazione a non procedere, nel terzo caso c'è stata l'assoluzione. Assolto, autorizzazione a non procedere, e in uno si procede fino alla sentenza. Dice: se bisogna anche vedere le norme precedenti, quello che è successo, perché ci sono sentenze che fanno storia, che fanno... E così dice: se in un processo viene assolto per la stessa identica cosa, doveva essere assolto anche per questo, perché si va a vedere quello che è successo in un altro processo, assolto. Quindi Nordio dice: ma com'è possibile che per la stessa cosa in uno assolto e nell'altro la sentenza? Non ha senso. E beh, Nordio, lo sappiamo tutti che non ha senso. Salvini dice che è un processo politico. Non so se vi ricordate Palamara, che vi raccontavo prima, che complottava contro Salvini. Eversione, chiaramente, contro gli organi centrali dello Stato. Eversione, cospirazione contro la Repubblica. Pertanto Palamara complottava contro Salvini. E poi si arriva a un processo e a una sentenza che arriverà. Non vi sembra la continuità di Palamara? Dobbiamo colpirlo perché è una M? E l'altro diceva a Palamara: ma sta facendo il suo lavoro, siamo ridicoli. Sì, ma dobbiamo attaccarlo perché è una M. Ecco, quindi che il processo a Salvini Open Arms sia un'anomalia, e caspita, questo l'hanno capito anche i sassi del fiume di Bonelli. Questo l'ha capito chiunque. Non so se è chiaro che la fiducia nella magistratura è sotto zero. Gli italiani verso chi hanno meno fiducia in assoluto? La magistratura. Gli italiani non si fidano più dei magistrati, assolutamente. Ma neanche quelli di sinistra, perché hanno capito quello che sta succedendo. Pertanto, quando Salvini dice che è un processo politico, evidentemente come fai a dargli torto? Ecco. Il processo Salvini, il caso Albania, i dossieraggi, e Berlusconi. Diciamo che ormai è tutto palesemente e totalmente chiaro. E poi aggiunge Nordio: c'è una legge costituzionale che dice se un reato, ammesso che si tratti di un reato, fosse commesso nell'interesse dello Stato,
l'autorizzazione a procedere non può essere concessa. Nordio non è l'ultimo che passa, Nordio è un ex magistrato che sa quello che dice. Dice c'è una legge costituzionale che dice se un reato, ammesso che si tratti di un reato, fosse commesso nell'interesse dello Stato, l'autorizzazione a procedere non può essere concessa. E conclude, difficile pensare, ammesso vi sia reato, sia stato commesso nell'interesse di Salvini e non di quello che in quel momento si pensava fosse l'interesse dello Stato. Quindi Salvini agì nell'interesse dello Stato, non agì nell'interesse di Salvini. Quindi agendo nell'interesse dello Stato, ammesso che sia un reato, ma io dico non lo è, ammesso che sia un reato, sequestro di persona, che evidentemente è una buffonata, l'autorizzazione a procedere non può essere concessa. Quindi se la legge costituzionale è così chiara che l'autorizzazione non può essere concessa, perché è stata concessa? Come mai nessun giudice italiano ha impugnato e ha detto no? Come dice Nordio, la legge costituzionale dice che se c'è un reato, ammesso che si tratti di reato, fosse commesso nell'interesse dello Stato, l'autorizzazione a procedere non può essere concessa. Perché nessun magistrato italiano ha aperto le indagini su questo? Perché nessun italiano, se nessun magistrato ha detto quello che dice Nordio, perché nessun magistrato italiano ha tentato di fermare il processo a Salvini, perché evidentemente non poteva sussistere questo processo? Perché, come dice Gasparri in questi giorni, quella parte della magistratura che non è politicizzata non interviene? Perché non interviene? Perché è silente? Perché non dice, non parla, non apre delle azioni legali, delle inchieste? Perché non parla la gran parte della magistratura che non fa politica con le sentenze? Perché non parla? Perché non apre le indagini? Perché non difende Salvini dicendo non può esistere l'autorizzazione a procedere? Perché? Ecco, questo è un gran interrogativo. La maggioranza della magistratura ha paura di una minoranza ideologizzata? Davvero è meglio farsi i fatti propri e non mettersi contro i magistrati ideologizzati di sinistra? È troppo mettersi contro di loro è sconveniente, allora meglio farsi gli affari propri? Meglio girarsi dall'altra parte? Meglio guardare dall'altra parte? Perché la magistratura politicizzata può essere fermata solo dall'altra parte della magistratura che non è politicizzata, che è la maggioranza. Perché quando hanno aperto il processo a Salvini una parte della magistratura non è intervenuta per invalidare quel processo? Perché? Paura? Paura di chi? Di che cosa? Per la carriera? Per che cosa? Grazie a tutti e arrivederci a presto.